tratto dalla cassetta degli attrezzi, strumenti per il marketing e l'imprenditoria di Giovanni Matera, c'è un capitolo, le aziende allegre hanno maggior successo. È un inno all'armonia interna alle aziende. Esatto. Perché quando il dipendente si sente motivato, si sente apprezzato, a suo agio, si sente coccolato, si sente parte di un progetto, è più sorridente e rende in misura ovviamente maggiore. E come io leggevo alcuni tratti, alcuni passi in cui nel momento in cui il dipendente si sta distraendo un attimino e sta sorridendo e sta facendo la battuta, puoi avere l'imprenditore che sta lì come un negriero, esatto, che dice ti sei distratto, hai sottratto 5 minuti, e c'è l'imprenditore illuminato che si avvicina e sorride insieme. Qual è la ricetta dell'armonia nell'azienda? Perché questo imprenditore ha capito che soprattutto una cosa. La questione salariale, non tutti sanno, i miei colleghi, perché noi parliamo sempre che l'operaio, il collaboratore, non pensa altro che allo stipendio. Al primo posto ci sono i soldi, ci sono lo stipendio. Beh, da un'indagine si è scoperto che lo stipendio, la questione salariale è al quarto posto. Ah. Nei primi tre posti viene ambiente di lavoro, se è soddisfacente, se è apprezzamento del titolare sul collaboratore e stare bene sul posto di lavoro. Poi viene, praticamente c'è gente che va a lavorare da un'altra parte, anche a di meno, se non ci sono quei primi tre requisiti. Mentre noi abbiamo una falsa idea, tutti pensano soltanto ai soldi, non è così. Non è così, perché l'operaio, il nostro collaboratore, vuole sentirsi a suo agio nell'azienda. Io l'altro giorno, incontrandomi con un artigiano dell'edilizia, sono rimasto veramente sorpreso che di questi tempi si usano ancora delle frasi tipo «Io quando entro nel mio cantiere tutti devono tremare». Allora là io ho detto «Vabbè, no, non è possibile». Perché poi queste persone magari ti faranno del lavoro, ma non ti daranno mai quello che veramente hanno nel cuore, che potevano darti queste persone. Oltretutto faranno perché hanno la famiglia. Oltretutto potrebbero anche rendere in maniera, potrebbero diciamo avere un rendimento inferiore, perché vivono un clima di tensione. Sì, lo fanno perché devono campare, perché non hanno altro dove andare a lavorare, perché comunque devono stare lì, ma se queste persone potessero scappare via, scapperebbe il giorno dopo. Allora a questo punto il tuo sogno come lo porti avanti? Come capo? No, come leader si portano avanti, ecco, i sogni. In quel caso sei un capo. Qui è importante il concetto del leader, soffermiamoci su questo aspetto. La questione del leader, chi è? A me la definizione che piace di più di leader è questa. Chi è un leader? Se le persone intorno a lui stanno crescendo. Se le persone intorno a lui stanno crescendo, questo è veramente un leader. Se le persone intorno a lui non stanno crescendo, è un capo, che è tutta un'altra cosa. Io faccio quello che dice il capo. Difatti il capo cosa dice? Quando entra una persona nuova in azienda, qua si fa così, si è fatto sempre così. Va a deprimere anche quelle iniziative, quella fantasia che magari un nuovo collaboratore ti poteva portare. Mentre il leader dice, vedi, come lo faresti tu questa cosa? Questo è il leader, perché ti fa crescere, ti fa esprimere tutto quello che è la tua fantasia, il tuo potenziale. Beh, alla fine chi guadagna di più, il capo o il leader?